Ha preso il via questa mattina alle 11 a Cagliari l'evento clou del triathlon italiano del 2023 con il Poetto a fare da cornice alla terza tappa delle World Triathlon Championship Series, il circuito più importante a livello mondiale. La prima gara, quella femminile, ha visto le due azzurre, Verena Steinhauser e Ilaria Zane, sfidare il terzetto che guida la classifica mondiale dopo le tappe di Abu Dhabi e Yokohama. Sul podio, dopo 1 ora, 46 minuti e 43 secondi di gara, la britannica Georgia Taylor Brown, vincitrice a Cagliari anche lo scorso anno, la francese Eva Lombardi e la statunitense Taylor Spivey. Si fermano invece all'11esima e alla 22esima posizione le italiane Steinhauser e Zane. Un primo bilancio al termine della gara femminile. Sì, torniamo a Cagliari per un appuntamento veramente importante, una delle 7 gare più importanti al mondo, che ha visto partecipare le migliori triatlete che si sfidano in vista di Parigi 2024. Una location fantastica, impreziosita da una giornata veramente strepitosa, con la collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Regione Sardegna, il Comune di Cagliari, la Federazione Italiana Triathlon ha fatto vedere ancora una volta, così come l'altro anno, che siamo nelle condizioni di organizzare degli eventi sportivi mondiali utili per la crescita del triathlon e dello sport in generale. 11° e 22° posto per la Steinhauser e Ilaria Zane, c'è ancora da lavorare? Ci sono veramente tanti punti che queste ragazze hanno preso per la qualifica olimpica. Verena Steinhauser 11°, quindi proprio a un passo da top 10, si conferma a fare le migliori 30 al mondo, e poi Ilaria Zane che arriva proprio in prossimità delle migliori 30, quindi già in addirittura d'arrivo per una qualifica olimpica. Bene così, e poi aspettiamo gli uomini.